Quando siete intervenuti subito, è una calamità naturale. Sì, si tratta che si è verificato per una tromba d'aria fortissima e qua si sono verificate tre case. La prima è quest'albero qua che si è verificato dalla parte cadendo su una macchina, e meno male non sono successi a danno alle persone o al cuore. Semplicemente si tratta del danno a un'automezzina. L'altro albero si è spezzato, è andato a chiudere tutta la strada, la carreggiata in contrada Butermane, chiudendo totalmente il traffico, e già siamo intervenuti. E l'altra ancora, e meno male che si è trattato di una scossalina che è arrivata dal tetto dell'istituto scolastico Rodari, ma non si sono verificati accidenti, almeno fino a questo momento. Poi siamo qua in giro, le pattuglie sono in giro che stanno perlustrando e fare un controllo di tutto il territorio. Naturalmente sono stati chiamati anche i vigili del fuoco? Sì, sono stati chiamati i vigili del fuoco, ma noi oltre ai vigili del fuoco ci stiamo adoperando con mezzi di alcune ditte private per fronteggiare l'emergenza immediatamente e non ne creare danni ai cittadini. Danni naturalmente a persone? Danni a persone non ce ne sono. Si tratta semplicemente la zona che è stata maggiormente colpita, si tratta della contrada Canalicchio e Butermane, che è volato qualche tetto, perlomeno di tetti che dico i pendati, tetti leggeri diciamo. Non si sono verificati altri danni. Signora, la macchina è sua, l'importante è che non si è fatta niente sì, lei. Sì, meno male, perché non avrei... Ma se ne è accorta quando l'albero è caduto oppure... No, io ero al lavoro, praticamente mi hanno chiamata, dico ma là c'è la mia macchina. Mi sono accorta che era proprio la mia e ho avuto questa fortuna stamattina. Grazie. Comandante. Si tratta di questo, io appena ho visto, ho fatto i rilevi e ho riscontrato che la macchina era della signora. L'ho mandata a chiamare io personalmente per vedere quello, il tapasse, diciamo. Ho capito, a dire alzo, non è...